Tra l'altro, nell'intervento che seguirà, che è appunto l'intervento di Francesco Alaimo, lavora nelle telecomunicazioni dal 1990 e ha, diciamo così, anche un'esperienza su hardware e software abbastanza ampia, e ci mostra adesso un elemento per cui ancora di più è difficile poter ragionare, perché dicevamo che l'intelligenza artificiale ha bisogno di grandi capacità computazionali e di grandi quantità di dati. Quello che ci mostra lui è come però cercare di ottenere questi modelli in ambito quasi, diciamo così, domestico e in quali contesti questi elementi possono avere. Tra l'altro, questo apre a discussioni di collegamento tra i due interventi. Perché? Perché nell'intervento che appunto si è appena concluso si faceva riferimento ad un elemento di regolamentazione anche a livello europeo. E io devo dire, entusiasta un pochettino come tutti gli altri del fatto che si stia provvedendo a comprendere, perché regolamentare intanto significa comprendere prima ancora di poter mettere, diciamo, dei paletti. E questo è importante. D'altro canto, parlando con una collega giurista, di Unipa che si occupa di aspetti tecnologici, mi diceva: sì, sai, qualche rischio c'è, ma come? Perché? Perché nella regolamentazione che sta uscendo già ci sono diverse versioni, diverse definizioni dell'intelligenza artificiale, in molti casi anche contrastanti tra di loro, cioè ci sono visioni, diciamo, non sempre lineari su questo. E l'intervento che adesso segue ci apre un altro problema, perché se noi poi queste cose non le possiamo soltanto, o comunque non sono appannaggio soltanto di pochi, ma le possiamo fare in maniera quasi domestica, allora lì quella regolamentazione entra nelle nostre case e quindi a maggior ragione deve essere verificata. Grazie. Grazie, intanto volevo ringraziare l'associazione Free Circle, gli amici di Free Circle per avermi dato la possibilità oggi di stare qua. Mi aggancio un po' alla presentazione del professore Agate, perché in qualche cosa io l'avevo inserita, però mi dà la possibilità di andare più veloce così magari riesco a stare nei tempi. Qual è l'idea? Abbiamo visto col professore, o comunque in generale, non bisogna avere paura dell'AI, bisogna, diciamo, utilizzarla anche per scopi che possono essere utili per la propria azienda o magari, diciamo, come vi farò vedere io, per una utilità anche domestica. Da qui viene questo intervento che tratterà di come creare una ChatGPT a casa propria col proprio computer. È chiaro che non aspettatevi grandi cose perché io ho fatto qualche esperimento, ho portato qui delle demo, c'è anche, diciamo, qualche cosa simpatica vi farò vedere. Però il senso che c'è dietro, si tratta sempre di strumenti open source che possono essere quindi sviluppati dalla comunità, perché poi è la comunità che, diciamo, favorisce e stimola l'open source e che ha diverse applicazioni anche pratiche nelle aziende. Ora vedremo perché. Allora, cominciamo con un cenno veloce su quello che è l'LLM e ChatGPT, però sono supportato qui dal professor Agate che già ne ha parlato. Quindi, allora, sono Large Language Model. Sono modelli generativi, si è visto, diciamo, durante gli utilizzi, facendo riferimento alla versione, per esempio, di ChatGPT 3.5 e la 4, questi modelli sono così bravi che in alcuni test in cui normalmente ci sono delle persone e ottengono dei risultati, questi modelli riescono a classificarsi in ottime posizioni. Per esempio, in un test per diventare avvocati in America, per ChatGPT si mette nel 90%, quindi è molto buono come risultato, è un po' meno bravo in altri test che richiedono calcolo. Abbiamo visto col professore che sono state aggiunte queste tecnologie, per esempio su Bing, è esperienza di tutti che utilizza Edge di avere la possibilità di avere una sessione dove poter, diciamo, interrogare, avere dei risultati su un modello ChatGPT, per intenderci. Però la scoperta, in realtà, diciamo, tutto nasce da un articolo dei numerosi che ricevo in cui c'era un programmatore spagnolo che ha creato una soluzione che ha chiamato Private GPT, però ci arriviamo, e spiega come fare. Quindi è nata tutta, diciamo, da quest'idea. Il professore vi ha fatto vedere, tutto nasce da quest'articolo di Google del 2017. Lì c'è il link all'articolo. Questo oggetto qui si chiama Transformer. È una rete neurale, ma è differente dalle reti neurali tipo RRN, CNN, LSTM, perché ha un'alta parallelizzazione, quindi può sfruttare la GPU.
Si presta molto meglio, per esempio, a elaborare una quantità enorme di dati come il testo, perché poi i modelli linguistici sono addestrati con il testo che c'è su internet. ChatGPT 3.5.4 è stata addestrata su internet, su tutto quello che c'è. Però vedremo anche di capire cosa significa questa cosa. Quindi non scendo nel dettaglio di questa cosa qui perché è molto complicata, vi assicuro. Allora, qual è la caratteristica di questi modelli? Sono modelli che hanno grandi dimensioni e un alto numero di parametri. Si basano su probabilità che sequenze di parole si trovino assieme, questo l'ha detto il professore. E in origine in realtà nascevano per supportare altri sistemi, per esempio il riconoscimento automatico della voce, ma da GPT versione 3 e successive sono diventate delle applicazioni autonome. Ok, questo farà un po' di storia. Vabbè, qui vado veloce, l'ha fatto del professore, e si cerca un contesto, quello che poi fa l'LLM è di trovare la parola iesima rispetto al contesto. Questa, diciamo, attività, poi vedremo dopo, ha anche un modello, anche un suo modello di machine learning. Ma sostanzialmente, dato il contesto, qual è la probabilità che la parola successiva sia questa e non un'altra? È una probabilità, praticamente. Come aumenta questa probabilità? Aumentando la quantità di dati che il modello ingerisce, dico io, perché poi la parola inglese è ingest, per dire questo processo qui. Allora, dicevo qui, questo modello è una variante di un algoritmo di machine learning che è supervised learning. Nel supervised learning, quello che si fa è addestrare un modello per, dato set di dati, arrivare a una variabile che a quei dati è correlata. In questo caso, diciamo, il modello viene creato su tutti quelli che sono i token, come ha detto il professore, che costituiscono le frasi. La cosa carina di questi modelli è che questa finestra è ampissima, cioè permette di andare avanti e indietro su un numero enorme di token. Ok, quindi questi modelli hanno un'abilità che nel passato non si riusciva ad avere con le reti neurali ordinarie, perché anche alcune reti neurali hanno capacità generative, ma non come questo modello qui. Scusate, sono un poco emozionato, quindi la voce vibra un poco. Allora, osservate una cosa che avevo già detto. Si tratta di un modello con un numero enorme di parametri. Ora arriviamo anche ad altre, diciamo, cose che sono legate a questo modello. Allora, un parametro, li banalizzo, nella funzione xy uguale pxc che conosciamo tutti, il parametro è 1. Il modello GPT-3 ha 175x10^12 parametri, quindi vuol dire che ogni funzione che dà un risultato ha un numero di parametri enorme. La GPT-4, da quello che si apprende su internet, ne ha 1x10^18, milioni di parametri. Per questo sono modelli che non è facile addestrare a casa, non ci riuscirete mai, quindi non aspettatevi, diciamo, performance di ChatGPT, perché è impossibile per quello che si può fare a casa. Poi i risultati sono ottenuti tramite un prompt, vabbè, qui c'è tutta l'ingegneria del prompt, chi è più bravo, corsi, ma lasciamo stare. La cosa simpatica che io non sapevo, perché ho studiato prima di arrivare qui, è che questi modelli, in maniera, diciamo, quasi magica, aumentano le proprie competenze quando aumenta il numero di parametri. Dice qui, vabbè, ma che vuol dire? No, vuol dire che proprio mentre si addestrano i modelli, si vede a un certo punto come superato una certa soglia che in realtà non si conosce a priori. Cioè si sa solo che più dati si danno a questi modelli e più diventeranno bravi a fare altre cose. Quindi si scopre che, per dire, ChatGPT sa fare molte di queste cose che sono segnate qui, e sono tante. Quindi questo answering, semantic parsing, proverbi, aritmetica. Aritmetica non è molto bravo comunque. Creare dei sommari, che è quello che farò vedere io. Tutte queste caratteristiche vengono fuori quando il modello viene addestrato e si aumenta il numero dei parametri, quasi per magia. C'è proprio un articolo, lì lo riporto, che spiega. Intanto c'è questo albero qui che non potevo mostrare, era un'animazione in cui si vedeva come l'albero cresceva aumentando i parametri. Però, diciamo, ci sono degli articoli che spiegano questa cosa. Gli articoli, diciamo, non arrivano alla determinazione. Non si sa qual è il numero esatto di parametri per cui poi si acquisisce quella competenza. Quindi, magia. Sì. Allora, una cosa che rilancia il professor Agate, nei primi modelli di LLM non c'erano filtri, quindi, diciamo, anche se erano già stati, in qualche modo erano disponibili, no? Ma non era possibile renderli pubblici perché qualsiasi fosse la domanda, la risposta era la più insana possibile, cioè questo faceva di tutto nella risposta, cioè occorreva educarlo per dare delle risposte che avessero senso e che diminuissero
delle imprecisioni oppure delle cose che effettivamente non era opportuno che l'LLM rispondesse. Mi sa che tutti avete sentito che per esempio l'LLM non risponde, ChatGPT non risponde a come si confeziona una bomba. Probabilmente sul deep internet queste istruzioni ci stanno, lui le conosce pure, però sono stati inseriti dei filtri, ora vi dirò come, per fare in modo che questa informazione non esca. Questo perché? Perché oltre al modello, che è un modello, quindi il modello va a prendere dati da miliardi di token che ha trovato su internet e quindi ha messo in fila, e chiaramente rispetto alla domanda non è tanto il dato che gli manchi, è cercare di capire cosa è utile e cosa è opportuno dal richiedente. Questo modello, quindi, prima che uscisse con ChatGPT, è stato migliorato con un procedimento che si chiama Reinforcement Learning for Human Feedback. Allora, qui si apre un mondo, nel senso che questa cosa è stata fatta non con metodi automatici, ma usando persone, ok? Cioè le persone, poi non vi dico le persone come erano diciamo, impiegate, che a fronte di dei prompt, quindi allenando il modello a dei prompt, sulla base della risposta andavano a dare un rating, un voto, alla risposta dicevano questo sì, questo sì, questo no, questo sì, questo sì, questo no. Il modello iniziale è stato migliorato con questo procedimento, dopodiché il modello aveva una sua interazione che riusciva a diciamo, migliorare senza ulteriore supporto umano. Okay? Comunque c'è un supporto umano. Infatti, perché ChatGPT è così coinvolgente? Perché effettivamente le risposte sembrano date da un umano, una prima interazione ci dà quasi l'impressione che dall'altra parte ci sia una persona. Mi è piaciuto molto quello che raccontava il professore Galla a proposito della moglie. È così, ma questo è ottenuto tramite un procedimento poi a metà tra l'automazione e poi l'inserimento di caratteristiche umane. Quindi un sistema a voto. Quali sono i pro? Vabbè, i pro abbiamo tutti davanti, fa codice, fa cose carine, fa SEO, questo è utilizzato anche in ambiti commerciali, tant'è che ChatGPT alla fine ha dato un abbonamento che devo dire non costa manco molto, no? Se tu sei un programmatore o crei dei testi, o in certi ambiti effettivamente è una mano santa, ti aiuta parecchio, fuori dagli ambiti poi quelli etici, insomma, però è uno strumento, quindi come tutti gli strumenti secondo me è opportuno adoperarlo. Quali sono i contro? Il bias, non parla del professore, quindi non aggiungo altro, oltre al fatto che il bias può essere inserito dagli omini che vanno a fare il rating, perché a questo punto è l'omino che decide questo sì, questo no, sulla base di che cosa? Educazione, religione, sesso, colore della pelle, ok? Quindi comunque i modelli non sono esenti da bias, anche quelli migliori. E poi i filtri si possono aggirare, quindi c'è qualcuno che si è messo a fare hacking su ChatGPT e poi ha fatto uscire la ricetta della bomba, non so se è quella la cosa, però i filtri si possono superare, si possono fare i malware, perché i malware qualcuno li ha scritti su internet, ChatGPT li ha trovati e quindi è informazione che si può avere con dei prompt opportuni. Non viene considerata la privacy e il copyright, e qui spendo una parola in più. Questo perché? Allora, è opinione di tutti, pure mia, che tutto quello che c'è su internet è pubblico. Non è così. Vi faccio un esempio per tutti. La pagina del Corriere della Sera non è pubblica. C'è scritto a caratteri pubblicitari lì, a parte che dovete pagare per leggere i contenuti, no? Però non è pubblico per niente. Quindi c'è del materiale effettivamente su internet che non può essere utilizzato a piacere e rielaborato, perché chi ne detiene i diritti non è d'accordo su questo tipo di utilizzo. Quindi c'è comunque una questione dietro, non bisogna ignorarla. Si possono avere copyright, la privacy, abbiamo visto nella presentazione del professore Agate che si può risalire a certe malattie, quindi a dati sensibili delle persone, quindi non va bene. Non va bene in alcuni ambiti. Ecco, io qui presento PrivateGPT che è una risposta open source alla domanda, posso avere un modello di LLM in locale, quindi che non si connetta a internet, e che io addestro con dati miei? Quindi di cui io controllo l'intero processo produttivo, no? La risposta è sì. Vabbè, qui vi ho raccontato già diciamo, queste cose che vi ho detto a voce, quindi vado avanti. Il progetto, vi dicevo, è di uno spagnolo che l'ha messo su GitHub e utilizza Python, quindi diciamo, un contesto diciamo, accessibile a tutti, Python è gratuito, open source, e delle librerie pre-trained si chiamano. Sono delle librerie ridotte, quindi non quelle di ChatGPT, ma ridotte di dimensioni. Sono dell'ordine di 7-13 milioni di parametri, qualcuna di 24 milioni, insomma, comunque roba che può girare anche su un computer domestico, se ben carrozzato. Quindi cosa fa questo programma qui? Cioè, poi più avanti
l'installazione. Immagino che le PDF poi verranno rese disponibili, quindi poi magari chi vorrà andrà a rivedersi qua l'installazione, niente di che. Comunque, se cercate questo progetto lo trovate. È multipiattaforma, quindi Linux, macOS e Windows, quindi potete installarla dove volete. Si fa il cloning, qui vado avanti, diciamo, le trovate nelle slide, diciamo, sono operazioni che sono descritte anche nel documento. Importante, questo tool, come ovvio, prevede una directory sul documento dove io metterò i miei documenti, che è quello che poi ho fatto io. Ci sono degli script che fanno queste operazioni di ingest, vi dicevo, quindi dal documento, dai documenti inseriti nella cartella locale del computer, viene fatta quella famosa tokenizzazione, quindi il documento viene sminuzzato e vengono, diciamo, calcolate le probabilità delle parole all'interno del contesto. C'è da dire che la libreria pre-trained, diciamo che ha una sua già cultura di base, vogliamo dire, no? Cioè risponde già a delle domande, cosa molto simpatica. Può essere interrogata anche in italiano. Io all'inizio, non sapendo, facevo domande in inglese, poi a un certo punto ho fatto le domande in italiano e rispondeva pure. Okay? Questo perché? Perché è una di quelle abilità che poi, vi ho detto, acquisisce normalmente l'LLM aumentando il numero di parametri. C'è poi nell'esempio un caso in cui vi farò vedere che effettivamente cambiando la libreria da 7 milioni di parametri a 13 o cambiando il prompt, quindi scrivendo meglio il prompt, il risultato può cambiare. Questa è anche una cosa molto interessante che è proprio, diciamo, dei modelli di LLM. Supporta moltissimi tipi di documenti in ingresso. Attenzione, questo tipo di LLM, questo è addestrato solo su testo, ok? Ci sono altri modelli di IA generativa, ma noi parleremo solamente di questo modello che si addestra sul testo. Quindi alla fine sono tutti i formati di testo, quelli che vedete sotto. Vabbè, qui qualcuno, diciamo, mi ha detto sei su Windows, ahimè, faccio ammissione di colpo perché io utilizzo sì Linux e Windows perché mi appassiono più poi degli strumenti, no? Quindi che girano su Windows, su Linux, però faccio ammenda, gira anche su Linux. Cosa faccio qui? Adesso il mio modello starta, è abbastanza semplice, mi dà una finestra su DOS. C'è qualcuno che non conosce, diciamo, soprattutto, diciamo, di quelli nuovi che non sa manco come si apre una finestra sul DOS. Comunque, dove inserisco la mia query? La mia query è il prompt, cioè cosa voglio sapere o di quello che è già nella libreria presente o di quello su cui ho addestrato il modello. Molto semplice. Però, ecco, il pro è quello di mantenere la privacy dei documenti. Allora, questa cosa qui, dicevo, beh, a casa mia, ma io a un certo punto, insomma, qualcuno dice che la privacy anche delle cose sue non è tanto importante, che qui si apre tutto un ragionamento che è stato anche fatto in qualche Linux Day di qualche anno fa, ma non è quello dove voglio arrivare. Allora, questa applicazione in realtà io la vedo collocata molto bene in contesti aziendali, se ci pensate, perché il problema di alcuni contesti aziendali è quello che le informazioni del business devono rimanere all'interno dell'azienda, è molto importante, non è un aspetto secondario. Quindi il poter addestrare un modello, anche se semplice, su informazioni del core business e non farle uscire, è una tattica molto importante. Quindi, come dire che sì, si può fare, non è necessario, diciamo, ricorrere a strumenti di terzi, ha dei limiti, voglio dire, non nel senso che quando lo fai come faccio io su un computer ha dei risultati, però ci sono alcune aziende che si possono permettere anche di avere qualche cosa, qualche loro soluzione che gira su data center propri o comunque in hosting, quindi controllando comunque quello che è la privacy. E può essere usato senza connessione a internet, comunque, diciamo, ha gli stessi difetti del modello padre da cui deriva, cioè può avere le allucinazioni. Allucinazioni, avete capito, sono quelle idiosincrasie un po' che escono da alcuni prompt, e ne succedono anche a me, ogni tanto, diciamo, il modello mi ha risposto in maniera strana. E poi, per esempio, questi modelli, io ne ho presi te, ma sono tantissimi, se voi cominciate a cercare su internet quante sono le soluzioni di questo tipo, sono veramente tante, che da quando io mi sono sentito con qui gli amici di FreeCircle, quando ho fatto l'articolo, nel frattempo continuava a uscire l'articolo, poi a un certo punto mi sono fermato perché non ce la facevo più, non ci si riesce a stare dietro, è tutto un fermento di soluzioni di questo tipo, ok? E quindi per le allucinazioni, i prompt, cioè se il prompt è scadente a maggior ragione, utilizzano la CPU e non la GPU, almeno due su tre di quelli che ho trovato utilizzano la CPU. E qui non è un problema molto importante perché siccome il modello è pre-trained, quindi qualcuno l'ha elaborato per noi, quindi quel modello, quella libreria su cui poi io vado a inserire le mie informazioni, questo può avere può essere un problema solo se io devo elaborare molti documenti miei, e allora lì sì, la fase di ingest può essere molto pesante, ma nelle interrogazioni, se non avete premuto, poi il risultato lui ve lo dà.
attenzione, anche in questo caso il modello preaddestrato sono delle librerie, molte sono plugin face, non sono esenti da bias, non vi scordate mai questa cosa. Cioè la libreria, anche se open source, anche se fatta dalla persona con le migliori intenzioni, comunque ha un suo bias dietro, ok? Quindi non ve lo scordate mai. Allora, quella era ChatGPT. Allora, cercando, vado a vedere se ci fosse un'altra soluzione, ne trovo un'altra pure simpatica, che è h2o.ai. Questo h2o.ai è un sito e delle librerie utilizzate nel machine learning, io le conoscevo. Rispetto, diciamo, a quella soluzione lì, vi dà la possibilità di avere una interfaccia grafica, quindi GUI, un ambiente un po' più professionale, se vogliamo. Ma non cambia quel senso, perché posso educare queste LLM e addestrare con documenti miei. In questo caso c'è il supporto della GPU, ma non sono riuscito ad averlo io nella mia macchina perché insomma non ho trovato le librerie, però questo supporta la GPU. Multipiattaforma, posso selezionare la libreria preaddestrata, quindi il modello LLM da utilizzare su un set di modelli disponibili. Quindi molto customizzati. Qui vado avanti, c'è l'installazione, la trovate anche sul sito, questo è un progetto su GitHub, anche questo open source, ha quel link là, quindi non ci spendo molto tempo, lo trovate poi nelle slide. Ecco, l'interfaccia vedete già è meno scarna, quindi non è il prompt DOS, c'ho una GUI, vado all'indirizzo locale, mi risponde nella pagina superiore, vedete l'area del prompt, sotto poi ho le risposte, ci sono delle customizzazioni, però diciamo già con un setup base riesco a farlo lavorare. Posso selezionare qui vediamo se riesco a essere bravo qui con puntatore, no, ok, comunque nella finestra di sinistra posso settarlo dicendogli di dare il prompt o su quello che è la sua LLM, quindi quello che già lui conosce, o su quello su cui lo ha addestrato, ok, quindi posso anche selezionare da quale libreria mi interessa avere la risposta, quindi è un prodotto abbastanza interessante. Poi vi farò vedere le demo di queste cose che vi ho fatto vedere. Quali sono i pro? Vabbè, diciamo che ci torno sopra, sono sempre i soliti. Devo dire che la qualità dell'output è superiore, diciamo, rispetto al ChatGPT, perché poi alla fine io faccio il classico esperimento in cui il contesto è lo stesso, la domanda è la stessa, cerco di capire se il risultato è differente, ok? Poi non vi aspettate grandi risultati, però funziona. E supporta GPU e CPU, quindi anche nella fase di ingest può essere d'aiuto questo qui se riuscite a creare il set giusto, ma al solito i contro sono le allucinazioni, il bias e poi sono sistemi lenti, comunque questi sistemi qui sono molto lenti. Ancora lì, non ero diciamo soddisfatto, avevo segnato le slide agli amici, continuo a cercare GPT for all, e qui diciamo saremo ancora di, secondo me, di un livello. Perché GPT for All è una soluzione standalone, quindi è proprio facile. C'è un setup per Windows o comunque un SH su Linux e un DMG credo per Mac. Tu installi l'applicazione, c'è un'applicazione, hai il tuo prompt molto stile ChatGPT e poi chiaramente gli dici dove prendere i documenti, quale libreria ad operare. Quindi questo è il più semplice dei tre, li ho portati tutti e tre. Quindi il progetto è sempre open source, lo trovate lì. Qui c'è da dire che le librerie sono molte, di quelle disponibili sono librerie a 7 o 13 miliardi di parametri, credo che sia, sì. Allora, considerate una cosa, al momento io non ho visto librerie più ampie, più sofisticate. Questo perché? Perché anche per queste aziende, questa qui è una, non è un'azienda, però diciamo queste organizzazioni che poi devono addestrare i modelli preaddestrati, che è un gioco di parole, ma è così, e devono farlo utilizzando batterie di GPU, c'è un costo anche in termini di ore e poi di denaro, ok? Quindi alcune librerie in realtà poi ci sono delle biforcazioni di questi progetti in cui ecco, poi si evolve quello che è l'aspetto magari commerciale della proposta che può essere utilizzata, però devo dire che un modello con 13 miliardi di parametri alla fine è una cosa insomma che ha anche una sua utilità. Lì c'è il progetto. Allora, questo per esempio risponde a domande generiche, scrive mail, documenti, crea storie, poesie, canzoni, quindi diciamo abbastanza sofisticato. Poi può essere addestrato, l'abbiamo già detto, può creare del codice utilizzando diversi linguaggi di programmazione ed è in fase beta, quindi anche senza addestramento, se gli chiedete di fare un codice in JavaScript o in Python su qualche cosa non complicata, lui vi crea il codice. Il codice va sempre aggiustato, però il corpo ve lo crea. Tutti questi sistemi non hanno cartesia di memorizzazione come ChatGPT, cioè non ricordano le
discussioni precedenti, e questo è un limite, ok? Questo invece rispetto agli altri memorizza le conversazioni, nel senso che c'ha un file-letto in cui va a scrivere tutte le domande e le risposte, un promemore per capire magari una certa risposta che non riusciamo a trovare più e la memorizza, però non c'è una memoria come quella di ChatGPT, almeno diciamo nelle soluzioni attuali. E poi i modelli sono manutenuti da Nomic, quindi le eventuali librerie più o meno diciamo elaborate, i modelli preaddestrati, per meglio dire, sono nel sito della Nomic, alcune si possono adoperare liberamente, altre no, quindi occorre fare attenzione. Altra caratteristica, questa è usata come servizio REST, quindi io posso collegarci un'applicazione tramite chiamate REST, quindi inviare il prompt e avere l'output. Quindi questa qui è una soluzione abbastanza carina. Vabbè, qui al solito setup, ma sono cose che poi trovate nella slide se cercate le informazioni sul progetto. Allora, come funziona? Vabbè, il prompt stile ChatGPT, quindi nella parte superiore inserisco la mia query e sotto c'ho l'output. Pro e contro, diciamo più o meno sono le stesse cose. Ecco, è un po' più veloce rispetto agli altri sistemi che vi ho fatto vedere, però rimangono bias, allucinazioni, il contenuto, l'output è scadente, diciamo delle cose che comunque sono comuni a tutte le varie soluzioni di LLM. Demo. Allora, io, siccome sono appassionato di machine learning, ho detto, beh, vediamo se sto coso qui è capace di fare dei sommari di un documento, una cosa semplice. Quindi ho preso un documento che trovate su internet, si chiama Machine Learning for Humans, l'ho messo nelle directory apposite di tutti e gli strumenti, e poi ho fatto la stessa domanda che è, puoi riassumere il libro Machine Learning for Humans di Vishal Maini, Samer Sabi, in lingua italiana, usando almeno 20 righe? Quindi l'ho provato anche su quella che l'interazione in lingua italiana, mi trovo meglio io. E lì sono successe cose, beh, questo è il libro. Se siete interessati a machine learning ve lo consiglio perché è molto semplice, vi dà diciamo i rudimenti di machine learning in maniera molto, insomma, molto buona. Ok, questo è ChatGPT. Allora, qui in realtà vedete sopra e sotto c'è la stessa risposta, non so perché la risposta viene ripetuta due volte. Se voi osservate sotto, che sarebbe la risposta alla mia domanda, che è quella di prima, puoi riassumere il libro in 20 righe? Allora, intanto non ha tenuto conto delle 20 righe, perché qui occhi e croce sono di meno, ok? Quindi qua non sono uscito a sfidarlo, fa quello che gli pare, vabbè, è un modello piccolo, no? Però, bene o male, diciamo, non ve lo leggo, diciamo l'output è un po' lineare con quello che è il contenuto, string in sito, proprio diciamo ridotto all'osso, però bene o male, pare che il libro se l'è letto, l'attestamento è andato bene. Per chi non lo vede, ciò è avvenuto, quindi a domanda risposta dopo 996 secondi. Insomma, diciamo, un caffè, chiamata, insomma c'è stato di tutto, ok? Andiamo su H2O. Allora, qui la risposta è stata un po' più articolata, la domanda è la stessa, no? Quindi notate che le 20 righe non credo che ci siano, però bene o male l'impostazione mi sembra più cicciosa, la risposta è nella parte quella centrale, non la vado a leggere, non abbiamo neanche il tempo, no? Però dico, la risposta è più articolata, effettivamente mi pare che sia buona, non è male. E qui però ha speso 1323 secondi, insomma, diciamo la risposta è più articolata, però ci ha messo più tempo, vabbè, pazienza. Questo è GPT for all. Allora, qui io sono partito utilizzando un modello a 7 miliardi di parametri, non si vede sopra, l'ho visto delle caratteristiche del modello, ok? E gli faccio la stessa domanda, lui qui comincia a stramba perché mi risponde non ho capito cosa stai chiedendo per l'italiano. Gli ripeto la domanda in inglese, quindi mi sforzo, ma la risposta è identica, non ci capiamo, ok? Quindi sembra che sia, diciamo, la cosa diciamo non funzioni. Allora, ripeto cambiando la libreria, qui ho un modello a 13 miliardi di parametri, la domanda è la stessa, stavolta mi risponde, e qui ci gioco un pochino perché non abbiamo sempre le 20 righe, diciamo nonostante i tentativi non ci sono riuscito, probabilmente il prompt non è abbastanza impostato, non lo so, bisogna studiarci un po'. La risposta è pertinente, poi se vedete quelle righe dove c'è il colore blu, quelli sono i riferimenti, cioè lui ti dice, avendo più documenti, quali sono i documenti da cui ha preso quella risposta, questo può essere utile, ma sorta di bibliografia se vogliamo, no? Continuo a giocare con GPT for all, sempre col modello a 13 miliardi di parametri, stavolta cambio qualcosa dell'impostazione, non l'ho fatto per tutti perché è roba che chiede tempo, no? Quindi alla fine mi stava crescendo la papa, sta diventando vecchio, poi mi sono fermato, però giocateci, nel senso che sono modelli molto interessanti.
Qui io gli faccio la stessa domanda, però stavolta gli dico di utilizzare almeno 200 parole. E qui ho spiegato, diciamo, la risposta è anche migliore di quella precedente. Quindi, come dire, alcune volte cambiando il prompt, a parità poi anche di documenti all'addestramento, il risultato può cambiare. Okay? Quindi è importante poi effettivamente quella che è il setup del prompt. Non è banale. Più il prompt è articolato, più la risposta può essere migliore. Questo diciamo, è accertato perché dalle prove mie veniva questo. Un'altra cosa, poi ho finito, è che è una limitazione se vogliamo, però io vi ho fatto vedere, posso interrogare qui il modello in italiano, cosa molto utile, però considerate che i modelli comunemente preaddestrati e disponibili, il preaddestramento per esempio l'hanno fatto da documenti in lingua inglese. Quindi se volete ottenere un prompt migliore, conviene sempre utilizzare la lingua inglese, perché quella è la lingua franca di internet, cioè la maggior parte dei documenti sono in inglese, ok? Ok, quindi qui ho concluso. Volevo farvi vedere come sia possibile avere una soluzione proprietaria di ChatGPT per un ambito, diciamo, ecco, ludico come ho fatto io, ma per un ambito invece industriale, magari all'interno di una piccola azienda, perché sono delle soluzioni che secondo me nel futuro saranno non solo ricercate, ma probabilmente ci sarà uno sviluppo anche commerciale su questo tipo di soluzioni. E tutto è possibile utilizzando alla fine del software delle soluzioni open source. Grazie.